A tutte le giubbe rosse in ascolto, sabato 25 marzo alle ore 21 presso il Teatro Alle Stimate di Verona avrà luogo un evento imperdibile, un'esclusiva dell'Accademia della Storia in collaborazione con OIS, Organizzazione Italiana per la Salute. Sto parlando dell'incontro dibattito L'Italia è una cosa nostra, un'occasione per sondare uno dei volti più oscuri della nostra storia recente, anche meno recente, con ospiti d'eccezione. Intanto però l'ospite d'eccezione lo abbiamo noi ed è David Gramiccioli, che voi tutti conoscete, già altre volte ospite delle nostre trasmissioni, l'infaticabile autore di inchieste, conduttore radiofonico, autore e uomo di teatro. Sarà lui per l'appunto ad accogliervi al Teatro Alle Stimate di Verona il 25 e a presentare questa occasione davvero speciale. E adesso in collegamento con noi dal piccolo teatro di Roma, dove di solito avvengono gli incontri settimanali dell'Accademia della Storia, e io sono ben lieto di poterlo salutare. Ciao David. Ciao Gavino, che bello. Non mancherà modo di Sì. dire benvenuto a Gavino Viga di Giubbe Rosse al Piccolo Teatro di Roma. Questa volta è il Piccolo Teatro di Roma che viene ospitato, per noi è estremamente lusinghiero questo fatto. E Buonasera e lusinghiero anche bentrovato. per noi. Grazie, Davide. Allora, siamo qui, sì, per presentare questo spettacolo a cui naturalmente invito chiunque sia interessato ad aderire, a partecipare, a prenotarsi. E siamo qui però anche per cogliere l'occasione per discutere, almeno a grandi linee, degli argomenti che tratterete. Il tema è ovviamente quello della mafia, quindi l'Italia è una cosa nostra, la mafia per corre la storia d'Italia. Ieri ci dicevamo che è impossibile scrivere una storia dell'Italia che non sia anche una storia della mafia e viceversa. 80 anni fa, nel 1943, avveniva lo sbarco in Sicilia che segnava l'inizio della fine del fascismo, ma segnava anche l'inizio di un protagonismo che sarebbe poi durato fino ad oggi della mafia in Italia, di Cosa Nostra in particolare. Ecco, possiamo partire da lì per capire quali saranno alcuni dei contenuti che voi presenterete. Ovviamente colgo l'occasione ancora una volta, grazie alla tua, alla vostra ospitalità, di segnare dei punti. Sei meglio di me che quando poi si presenta un'inchiesta, un libro, un film, un'opera teatrale, il tempo diventa quel limite all'interno del quale lavorare e sviluppare l'inchiesta. È ovvio che parlare di mafia e Italia sono un aspetto addirittura antecedente al 1861 all'Unità d'Italia. Noi abbiamo voluto però fissare e osservare con impegno dell'Accademia della Storia il nostro studio, il nostro interesse, le nostre inchieste proprio in quel torno di tempo che è inserito nella storia repubblicana. Hai ricordato benissimo, non è una scelta, non è casuale la scelta, la data è assolutamente propizia. La mafia non è una scienza esatta, ma ha qualcosa che la rende quasi mistica. Questa ricerca dell'esoterismo attraverso le sue rappresentazioni. 80 anni fa, nel giugno-luglio 1943, come hai ricordato te, iniziava l'operazione Aschi, lo sbarco degli alleati sulle coste siciliane e da lì iniziava anche la fine della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione dell'occupazione nazifascista, dell'Europa, ma sappiamo che ruolo fondamentale ha avuto la mafia in quella circostanza. 30 anni dopo la cattura dell'unico vero capo dei capi, Giuseppe Fava, mi sono permesso di portarti un piccolo regalo, anche se è assolutamente visivo adesso, poi sarà realmente, concretamente materiale. I siciliani, questo straordinario lavoro giornalistico di Giuseppe, Pippo Fava, ucciso proprio dalla mafia a Catania. Mafia sostanzialmente. Raccontando la mafia, disse una cosa fondamentale, che diventa uno di quegli strumenti attraverso i quali osservare cos'è il fenomeno mafioso nel nostro paese. Un paese, riprendo la bontà del tuo incipit, dove sarebbe impossibile raccontare la storia della nostra Repubblica senza raccontare la storia della mafia, altresì impossibile raccontare Cosa Nostra discendendo, distinguendola, discernendola dalla Repubblica Italiana.
questi due comparti sono legati tra loro in modo inestricabile. Giuseppe Fava diceva: questa Repubblica ha avuto un bisogno estremo non solo della mafia, ma anche di alcuni meccanismi, per certi versi allegorici, che sono il frutto del rapporto con la mafia. Per esempio, la Repubblica nasce inseguendo da subito un grande superlatitante, che è il bandito Salvatore Giuliano. Qualcuno giustamente tende a distinguerlo, è più bandito che mafioso, ci mancherebbe altro, ma sono le dinamiche che ci portano all'attualità. Poi Luciano Liggio, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, fino al 16 gennaio scorso con l'arresto di Matteo Messina Denaro. A 30 anni anche dalla stagione stragista, quella delle bombe di mafia, dove rispetto a quel tempo il professor Salvatore Lupo, eccellentissimo, autorevolissimo, studioso anche di mafia, sostiene che in quell'anno, nel 93, finì sostanzialmente Cosa Nostra. Noi cercheremo di raccontare questi 80 anni, ma di concentrare il focus, vista la straordinaria partecipazione di ospiti di assoluta eccezione, sugli ultimi tempi. Ultimi tempi non significa solo l'arresto di Messina Denaro, ma quello che sta succedendo in Europa. Dico qualcosa assolutamente familiare alle tue capacità, che non è piaggeria. Chi mi conosce sa quanto ti stimi e quanto apprezzi in assoluto il lavoro di Giuberosa. Messe in mafia non si possono distinguere. La mafia ha avuto il ruolo più, se c'è stato una compagine che ha avuto un ruolo fondamentale dall'inizio della pandemia, dell'emergenza pandemica ad oggi, è stata la mafia. Nel marzo del 2020, tre giorni dopo l'11 marzo di quell'anno, in cui l'OMS dichiarò ufficialmente come pandemia globale il Covid-19, iniziarono gli assalti ai supermercati di Palermo, intercettazioni, che è uno strumento fondamentale, quello delle intercettazioni, che nessuno lo tocchi questo strumento, lo alteri, lo oscuri. Grazie alle intercettazioni e al lavoro magistrale dei nostri inquirenti riuscimmo a scoprire che dietro quegli assalti vi era una strategia, una pianificazione mafiosa. Qualche giorno dopo vengono liberati alcuni boss al 41 bis per motivi di emergenza. Anche questo aspetto assolutamente singolare, forse non v'era posto più tranquillo del 41 bis se si voleva immunizzare e preservare la salute di queste persone. Ma messi in libertà questi boss per questioni di emergenza, finiscono gli assalti a Palermo. E l'allora capo della polizia Gabrielli, che denuncia il ruolo che potrebbe avere la mafia, ovvero la mafia, l'andrangheta soprattutto, che è volta a cannibalizzare il mercato dei farmaci, soprattutto quello dei vaccini. E se vogliamo dire che a me dispiace urtare la suscettibilità dell'onorevole Rita Dalla Chiesa, ma se vogliamo passare come la più grande operazione di polizia inquirenziale la cattura di Matteo Messina Denaro, rischiamo di allontanarci pericolosamente da quello che è accaduto davvero il 16 gennaio scorso a Palermo. Ci sarà Luana Ilardo, la figlia di Luigi, che conosci benissimo, capito? Cercheremo umilmente, come sempre, ma con grande, instancabile passione, di poter far luce e di trovare forse la verità di alcuni aspetti, di alcuni capitoli che sono estremamente emblematici per la storia del nostro paese. La storia di Luigi Lardo non la conosce quasi nessuno, ma è uno dei grandi misteri. È uno di quei grandi misteri che va rivelato, perché solo in quel caso noi potremmo capire la parte finale della trattativa Stato-mafia. Luigi Lardo è stato per 10 anni capo del mandamento. A Luana questa cosa urta la sensibilità, ci mancherebbe, ma suo padre era un boss di mafia, nipote del potentissimo Ciccio Madonia, parliamo della mafia nissena di Caltanissetta. Dopo 10 anni di galera decide di recuperare, di riprendersi la sua vita, soprattutto per amore delle sue due figlie. Inizia a collaborare con la giustizia, ma soprattutto a diventare un infiltrato dei ROS nel mondo della mafia. Luigi Lardo è l'uomo che il 31 ottobre del 1995 sta portando i carabinieri dei ROS alla cattura di Bernardo Provenzano. Un minuto, un attimo prima del via, dell'ok, del segnale che dovrebbe dare il generale Mori. Questi richiama in caserma, sospende l'operazione. Bernardo Provenzano venne arrestato 11 anni dopo.
chi comandava quell'operazione, chi era diventato l'ufficiale dei carabinieri al quale Luigi Gardo non solo si era confidato, ma aveva dato la sua intera esistenza e della sua famiglia. Il già capitano dei carabinieri Michele Riccio, il fedelissimo braccio destro del generale Dalla Chiesa, l'uomo che capitanò l'assalto il 28 ottobre, il 28 marzo del 1980 in via Fracchi a Genova, dove molto probabilmente all'interno di quell'appartamento, dove vennero massacrati, sterminati i quattro occupanti, tra cui Riccardo Dura, nome di battaglia Roberto, colonna delle BR genovesi. I carabinieri, gli uomini della squadra Dalla Chiesa, erano andati a recuperare molto probabilmente quei documenti che Aldo Moro aveva con sé il 16 marzo del 78. Come si fa a raccontare la storia di questo paese non raccontando la mafia? Ed ecco che su questa vicenda torna Salvatore Rina da Corleone. Sono un quinto elementare e faccio il carcerato. Quando allo Russo, al carcere di Opera, nell'ora d'aria, in quello spazio angusto, convinto di non essere audio registrato, video ripreso, confessa al criminale Lo Russo, al tarantino mafioso Lo Russo, quando arrivarono i figli di Dalla Chiesa in prefettura e trovarono la cassaforte vuota, si incazzarono come bestie, soprattutto il figlio, e c'è quel ghigno malefico di Reina che sottolinea questo gap, questo vuoto. E Reina, continuando quella conversazione, dice allo Russo: Dalla Chiesa l'ha ucciso la mafia, ma per conto di altri. Ci sarà Raffaella Fanelli, una giornalista, io ritengo la più grande giornalista d'inchiesta italiana, l'unica che ha intervistato il figlio, l'unica ad aver intervistato il figlio di Totò Riina e il figlio di Bernardo Provenzano, ma soprattutto è stata l'unica a far dire a Gioacchino La Barbera qualcosa che Gioacchino La Barbera ha ritrattato e sulla quale ritrattazione ha fatto fede. È confluita, si è declinata purtroppo la procura di Caltanissetta. Gioacchino La Barbera non è un mafioso qualsiasi, è l'uomo che segue il corteo il 23 maggio del 1992 delle macchine di Falcone. È lui che, usando quel criptolingaggio, stasera Iamolino a mangiarsi la pizza, dà l'ordine di far saltare in aria tutto, di scatenare l'inferno dei 1000 chili di tritolo a Capaci. E sentiremo in esclusiva assoluta la voce di Gioacchino La Barbera quando dirà, ha ritrattato poi, ma lo dice ed è estremamente convinto, la ritrattazione non tiene, lui dice l'ho fatto per farmi bello con la giornalista, ma quando mai? Lui dice una cosa fondamentale, quel giorno su quella collina c'erano persone, soprattutto uno, che io non conoscevo e che nessuno di noi conosceva. E chi era questo uomo sconosciuto? Un residente? Un uomo dei servizi? Un uomo dei servizi italiani o stranieri? Certo, insomma, uno dei, secondo me, più bravo inviato della televisione, del mainstream. Moreno è un giornalista, un investigatore eccellente, ha dei meriti sul caso Messina Denaro, e poi ci saranno, adesso non lo posso dire perché ho accordi, lo sai, ce ne abbiamo parlato ieri, abbiamo accordi con le istituzioni scaligere, perché uno dei due ospiti vive sotto regime di scorta, quindi gli altri nomi li renderemo noti comunque nei prossimi giorni. Ma adesso infatti non è il caso di dare troppe anticipazioni, ma già da quelle che ci hai dato si capisce che l'evento è assolutamente imperdibile, che la qualità degli ospiti che saranno presenti è assoluta. Tu hai delineato, diciamo così, una possibile suddivisione in fasi, ecco, individuando, dicevi prima, anche attraverso le dichiarazioni, anche attraverso alcune riflessioni di Lupo, nel 93 la possibile fine della mafia, quantomeno della mafia stragista, nel senso che da quel momento in poi la mafia ha cominciato probabilmente ad evolversi in qualcosa d'altro e di molto più articolato, ramificato e pervasivo. Ecco, che cosa è diventata adesso la mafia e quali sono le armi che ci restano o quelle che ancora potremmo mettere in campo qualora avessimo voglia di combattere effettivamente la criminalità organizzata nel nostro paese e anche a livello internazionale?
rispondo alla seconda domanda. Anche nel nostro piccolo, io e te stiamo facendo un'opera contro questo tumore maligno, malvagio che è la mafia. Molte persone che rappresentano le nostre istituzioni lo fanno, e lo dico con un senso di commozione vera, in modo straordinario. Ci sono ancora dei Falcone, dei Borsellino, e tutti noi ci auguriamo che non facciano la stessa fine. Ci sono molte persone in que Se questo paese non è mai capitolato sotto i colpi della mafia e di uno Stato legato profondissimamente alla mafia, è perché la stragrande maggioranza degli italiani sono persone per bene. Cos'è diventata? Bella domanda, cerchiamo di dare una risposta, ma insomma è un percorso che mi sento di abbracciare in modo comune con un grandissimo e bravissimo collega e amico quale sei te. Dal 93 ad oggi sono passati 30 anni. Bernardo Provenzano ha sicuramente completato un processo da un punto di vista anche meno organico ma più funzionale al rapporto Stato-mafia, rimanendo per 11 anni ancora latitante. La mafia si è trasformata, ma ha rafforzato la sua presenza all'interno delle istituzioni. Prima ho detto, se c'è stata una compagine che ha avuto un ruolo assoluto durante l'emergenza pandemica, questa è stata la criminalità organizzata. Tutti ricordiamo il grandissimo professor De Donno. Il professor De Donno venne invitato a parlare al Senato nel maggio del 2020 dal senatore Siclari di Forza Italia, nei confronti del quale senatore Siclari, 3 mesi prima, la direzione investigativa antimafia di Catania aveva chiesto l'arresto di Reggio Calabria, aveva chiesto l'arresto. E nessuno aiutò e sventò la partecipazione letale per il povero Di Donno a quell'audizione. Perché non l'hanno fatto? Per paura? Per complicità? Beh, se fosse la paura ad aver determinato quel silenzio, è ancora più grave, perché sarebbe ancora più grande l'entità e la portata di quello che è diventata la criminalità organizzata all'interno delle nostre istituzioni. Scarpinato, il senatore Scarpinato, a me piace ricordarlo come il giudice Scarpinato, costretto a vivere sotto scorta, ieri al telefono mi ha detto: sono passati tanti anni, eri un giovane cronista, ma 30 anni dopo ti dico. Ma oggi un consiglio di amministrazione che opera ad Oslo per conto di una grandissima multinazionale americana, russa, giapponese, che ne sappiamo noi chi sono i membri che compongono quel consiglio di amministrazione? Dopo la mattanza di Ferragosto, ricorderai, in Germania, il più grande storico contemporaneo tedesco, il professor Koch, che disse una cosa terribilmente vera. Adesso i miei connazionali finalmente comprenderanno anche le mie denunce, rispetto alle quali da anni sostengo che la mafia, soprattutto 'ndrangheta, è compenetrata nei gangli, non delle nostre istituzioni, della nostra economia. E parlò del consiglio d'amministrazione della BMW, della Mercedes. Considerazioni, rivelazioni da far accapponare la pelle. Si è trasformata. E tu, con estrema lucidità, ieri al telefono mi hai ricordato il mese, il passato. Attenzione! 31 anni dopo, dal 92 al 2023. Forse si sta completando quel processo di distruzione dell'Europa, ma soprattutto del nostro paese. Quando dice nel 92 sta, il 92 con cosa inizia? Febbraio 1992, la tangente da 7 milioni, il mariolo Mario Ghesa, poi era solo la punta estrema di un iceberg micidiale, ma le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Il Britannia venne tra le due stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Ecco perché è importante parlare di mafia e chiedere magari a Gioacchino La Barbera, chi era quell'uomo su quella collina a Capaci quel giorno? Un uomo dei servizi segreti italiani o internazionali? Era forse un uomo dei servizi inglesi? E allora il Britannia acquista un significato ancora più forte e altrettanto inquietante. La mafia oggi è ovunque, la criminalità è ovunque. E Bernardo Provenzano serve
per segnare quel salto di qualità assoluto. Messina Denaro, nelle poche cose, se è vero, se è vero che sono sue queste dichiarazioni, ma in quelle poche cose che ha detto, a me personalmente ha ricordato Bernardo Provenzano. Quando dice lo piccolo, basta, Totò pensava così, Riina faceva questo, ma i morti alla fine fanno rumore e poi puzzano. Oggi bisogna rinsaldare il rapporto. Trattare, bisogna trattare. Walter Veltroni, con estrema lucidità, ricorda un passaggio fondamentale. Peccato che tutta questa forza intellettuale l'abbia scoperta il giorno dopo aver smesso i panni del politico. Io ho un affetto smodato per Walter, avrei preferito che lo facesse anche da sindaco di Roma quando collaborava con me in radio. Ma lui dice una cosa sostanzialmente fondamentale per capire sempre quel passaggio inestricabile del legame tra Stato e mafia. La prima strage di Stato non è quella del 12 dicembre del 69, perché si perdono gli anni di memoria e di racconto. Vedi che annuisce il mio amico Camino, lo sa, perché lui sappiamo che è Portella della Ginestra, 1º maggio 47. Dove muore ufficialmente? Dove muore nel luglio del 1950 il bandito Salvatore Giuliano? A Castelvetrano. E l'ultimo capo dei capi, in questa presentazione suggestiva, quasi cinematografica, letteraria, romanzata, di dov'era? Di Castelvetrano. Tutto cambia perché nulla cambia. Laddove tutto ha avuto inizio, niente può avere fine. Questa è la verità. Noi abbiamo il dovere di raccontare. E oggi con estrema difficoltà, come ricordavi te, scovare, oggi è ancora più difficile scovare la mafia perché questa compenetrazione è stata quasi chirurgica, perfetta. Quindi diventa il compito sicuramente più difficile, ma anche più esaltante. E quindi, insomma, questo compito, come a tutti i compiti esaltanti, io che ti conosco posso dirlo, tu non ti sottrai assolutamente, anzi li accogli con grande entusiasmo. E anche in questo caso farai la stessa cosa. Visto che hai toccato l'argomento, ti volevo chiedere, due parole sull'arresto di Messina Denaro, che, come tu hai giustamente detto, è un argomento che rischia di distrarre l'attenzione da una dinamica più generale e quindi di rubare la scena a fenomeni che dovrebbero essere ben più preoccupanti. È pur vero che anche l'arresto di Messina Denaro in qualche modo segna non certamente la fine, bensì un ulteriore scatto evolutivo probabilmente del fenomeno mafioso. Ecco, vorrei due parole su questo. Allora, Messina Denaro, come dice l'ottimo Moreno Visto, dice io, erano 11 mesi Moreno che lavorava per Mediaset, e tu sei andato 11 mesi in giro col cartello, sono Messina Denaro, venitemi a prendere, l'onorevole dalla Chiesa si urta, però io mi sento più vicino a Scarpinato in questo tipo di valutazione, operazione che plaudiamo quando le istituzioni arrestano un criminale assoluto come Messina Denaro. Il paese deve comunque sottolineare e plaudire a questo tipo di arresto. Detto ciò, hai fatto una crasi analitica straordinaria. Recuperiamo quello che ha detto il professor Lupo e lo facciamo grazie alla tua conclusione. E quella mafia lì non esiste più. E allora stasera, prendendo spunto dalla tua riflessione, poi me l'hai formulata come domanda, ma ha ragione il professor Lupo. Dal 93 è iniziato un altro percorso, la criminalità organizzata è diventata un'altra cosa. Certè che tutta questa trasformazione però avviene in un unico paese al mondo, il paese che ha fatto da incubatrice a questa evoluzione della mafia, che è l'Italia. Parlavo del bandito Giuliano. La latitanza del bandito Giuliano inizia il 2 settembre del 1943 in località Quattro Mulini nel comune di Montelena. Salvatore, il giorno prima dell'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, anche lì c'è una retorica un po'. Il vero armistizio, lo sappiamo, Camillo, fu quello di Cassibile, punto, dove c'erano i servizi segreti, gli americani, okay, gli inglesi, i russi, c'erano tutti. È quello di Cassibile.
il giorno prima di quell'armistizio, quasi che il preludio della vigilia migliore fosse segnata da questo aspetto un po' ancestrale, no? Inizia la latitanza di Salvatore Giuliano, che uccide un carabiniere, ne ferisce gravemente un altro per sottrarsi ad un controllo, visto che lui aveva comprato al mercato nero un carico di 60 kg di fieno. Non c'era tanto fantasia nel costruire il mostro all'epoca, ci siamo perfezionati dopo. Cioè, la latitanza del bandito Giuliano inizia il giorno prima della firma dell'armistizio, del vero armistizio. Salvatore Giuliano è l'uomo che materialmente, ufficialmente firma la prima strage di Stato. Salvatore Giuliano è l'uomo che muore ufficialmente a Castelvetrano, dove nasce Matteo Messina Denaro, l'ultimo capo dei capi, l'ultimo corleonese. Stando a quello che giustamente dici te, Matteo Messina Denaro, possiamo considerarlo davvero l'ultimo dei corleonesi? Il capo assoluto è stato Salvatore Riina, punto e basta. Però sicuramente l'ultimo dei corleonesi è stato Messina Denaro, che ha fatto del tutto per farsi arrestare, che ha creato delle condizioni perché si arrivasse a questo tipo di epilogo, e molto probabilmente il 16 gennaio del 2023 si è conclusa quella fase, quella storia mafiosa. Ma già dal 1993 c'è stato uno scatto in avanti, un'evoluzione, una trasformazione della criminalità organizzata. La criminalità organizzata è contro il voto. Tutti pensano, no, la mafia controlla. La mafia, come diceva il grande storico Giuseppe Pitre, la mafia ha grosse difficoltà nella gestione dei voti. È una di quelle perdite di tempo, di quei dispendi enormi di energia, di controllo del territorio che vorrebbe francamente evitare. Poi dopo riesce a farlo, a mandare i suoi uomini. È un cambiamento epocale quello che stiamo vivendo. Noi protagonisti attraversiamo questo tempo che sta cambiando in modo epocale. Quando sento dire il voto non conta niente, la storiellina di Mark Twain, se il voto contasse qualcosa, ragazzi, questo è stato un diritto che è stato conquistato col sangue. E quando la stragrande maggioranza di un popolo adotta quel tipo di pensiero, dicendo, liquidando la questione, se il voto votasse, se il voto contasse, non ce lo lascerebbero esprimere, significa adottare però la volontà di un soggetto che non è terzo, ma che è malevolo, è nemico della nostra libertà. Nel Lazio hanno votato neanche, credo, il 40%. È un dato doloroso, perché la gente nel nostro paese è morta per arrivare al suffragio, al voto, per conquistare quel diritto. Noi dovremmo riacquistare un po', io non mi permetto, mi auspico, ci mancherebbe altro, non so, sono l'ultimo per dire. Però auspico che anche noi, non soprattutto i nostri ragazzi, riuscissimo in breve tempo a recuperare un po' di amor patrio, un po' di amore per il senso delle istituzioni, non per chi le rappresenta, ma per quale valore rappresentano le istituzioni. È un momento difficilissimo questo, ma lo dicemmo in una delle meravigliose volte che sono stato poi ospite a Giubbe Rosse, proprio nei momenti così complicati. Si offrono anche opportunità per ognuno di noi che sono straordinarie in termini di cambiamento, di evoluzione, di maturità. Se poi più persone, una moltitudine enorme, di un valore esponenziale di persone riesce a cogliere questa opportunità, allora il cambiamento non è più individuale, ma è un cambiamento generale ed è bellissimo. Sì, infatti non andare a votare lamentandosi di un'offerta politica che obiettivamente è scadente e del tutto omologata, significa però ancora una volta adottare il punto di vista del telespettatore passivo, come dire del consumatore che aspetta di trovare in vetrina il prodotto che gli aggrada maggiormente e se non lo trova o non compra nulla o comunque si accontenta di prodotti che non lo soddisfano, anziché invece assumere un atteggiamento attivo, propositivo di auto-organizzazione e quindi, come dire, di soggettività che partecipa attivamente al processo e cerca di modificarlo. Ecco. Per concludere la nostra conversazione, poi gli spunti sono ricchissimi, ma chiaramente
verranno esplorati con dovizia durante lo spettacolo che ricordo il 25 di marzo alle ore 21 al Teatro Le Stimate. Poi vedrete scorrere in sovraimpressione anche l'indirizzo presso il quale potrete prenotarvi. Un'ultimissima domanda, David, ti pongo questo quesito. Ora noi siamo nel pieno di un dibattito che è in gran parte amplificato dai media, in realtà poco sentito dal senso comune, insomma. Però si sa, alcune frange sono esigue numericamente, ma piuttosto rumorose. E il dibattito intorno all'abolizione, che viene da più parti richiesta, del 41 bis. Adesso io non voglio entrare nella vicenda di Cospito, sulla quale mi sono già espresso in altra occasione, è una vicenda controversa, eccetera. Però ti vorrei fare una domanda. Il 41 bis è oggi uno strumento ancora così temuto dalla mafia? Non parlo dei mafiosi che sono al 41 bis, i quali ovviamente hanno desiderio di uscirne, ma proprio dalla mafia come organizzazione, sia pure nella forma più articolata e diffusa di cui abbiamo parlato. Lo dico perché in fondo uno potrebbe dire il 41 bis è una misura che è nata all'indomani, il 41 bis come lo conosciamo noi, cioè col secondo comma, diciamo, è nata all'indomani della strage di Via D'Amelio. In realtà all'indomani della strage di Capaci, però poi sappiamo resa del tutto effettiva all'indomani della strage di Via D'Amelio. Nel tempo non è stata una misura sempre applicata con grande rigore. Ricordo per esempio l'episodio del 1993, per l'appunto un anno particolarmente delicato dal punto di vista dello stragismo, e i boss mafiosi che vennero tolti dal 41 bis in seguito ad una mancata proroga, eccetera. Ricordo anche che negli anni fondamentalmente la lotta alla mafia si è allentata al punto tale che parlavamo di Messina Denaro. Un boss mafioso può rimanere per 30 anni latitante, quando arriva al 41 bis probabilmente i contatti con l'organizzazione mafiosa ormai non ha più neanche bisogno di tenerli, avendo in gran parte esaurito la propria funzione e la propria attività. Allora uno potrebbe dire, in fondo in una situazione del genere, perché la mafia dovrebbe temere tanto il 41 bis? Lo teme ancora? Lo teme ancora, tant'è che l'ultima trattativa, e mi sento di condividere, si può condividere anche il pensiero di un personaggio terribile come Gaspare Mutolo, che ha avuto pulsioni omicidiarie, cioè uno che ha ammazzato 100 persone. Però quando vennero messi in libertà i boss, definì quel capitolo come l'ultimo della trattativa Stato-mafia. Quando la mafia crea i presupposti di trattare con lo Stato su un argomento, quell'argomento rappresenta qualcosa che va oltre lo spesoso, ma qualcosa di veramente pericoloso per l'organizzazione stessa. Il 41 bis, se fosse il 41 bis integrale, hai fatto bene a distinguere questa cosa, è una forma, è un ambito, è un ordine carcerario assolutamente punitivo. Tu hai ricordato, dopo le stragi di Via D'Amelio, era il 92, nei mesi prima, nel gennaio del 92, dopo 6 anni si chiude il maxi processo, l'unico vero processo contro la mafia, tanto che all'inizio gli storici, anche giovanissimo all'epoca, il professor Lupo, disse: ma l'epilogo sarà funesto, nefasto, come sono stati gli epiloghi di Catanzaro 68 e Bari 69, portati alla Sbararino, tutti assolti. Vero, l'unico vero processo è stato il maxi processo, ci furono le stragi, ci fu il 41 bis, non fu la politica a introdurlo, ma un sentimento diffusamente, massicciamente popolare, anche in questo dibattito al Senato Scarpinato ha fatto bene ammonendo Renzi a ricordare questo passaggio assolutamente fondamentale e imprescindibile. Non entro neanche io nella vicenda Cospito quando sento dire l'anarchismo. L'anarchismo è un mondo talmente complesso, eterogeneo, ma non entrando in quel tipo di vicenda, permettimi velocissima parentesi, che gli anarchici si facciano dare ordini da un altro, anche su questo ha ragione il professor Cacciari, è da folli pensare che gli anarchici stanno aspettando gli ordini di un anarchico. Gli anarchici sappiamo che visione hanno della vita, della politica e dell'organizzazione di una comunità statale. Il 41 bis è fondamentale, le intercettazioni sono fondamentali. Il 41 bis andrebbe, secondo me, stretto ancora di più.
L'Andrangheta si vantava di non avere, io ricordo il giudice Gratteri quando diceva la mafia, la camorra ha i pentiti perché lì alla fine vendi un socio in affari, perché l'organizzazione criminale va vista anche in questa sintesi, no? È un'organizzazione che fa anche commercio, ti vendi. L'Andrangheta non c'ha i pentiti perché l'Andrangheta significherebbe vendere un fratello, un padre, un cugino, un cognato, una sorella. Ma vedo che al 41 bis non ci vuole stare nessuno. Più si stringerà, più diventerà duro, realmente duro il carcere e più cederanno. Ecco perché, come hai ricordato te, il passaggio epocale è proprio questo. La criminalità non vuole più correre il rischio, i capi delle organizzazioni criminali, di finire in uno stato detentivo come il 41 bis, quello vero integrale. Ecco perché l'ultimo passaggio deve essere quello della grande gestione dell'economia europea. Ed ecco perché i reati di mafia sono sempre minori rispetto al passato. Al di là del mercato, come dicono anche la CIA, come dicono gli stessi nostri osservatori. E il mercato della droga, sì, ma la grande economia spartita, espansa su altri settori e più settori del mercato globale, lì diventa un mondo ormai indefinibile. Come fai, ripeto, Koch, ci fu un grosso dibattito, ricorderai, in Germania. Il grande storico tedesco disse: secondo me nel consiglio di amministrazione della BMW c'è gente vicina all''Ndrangheta, che non si chiama Tizio, che non viene da San Luca, non sono di Strangio, si chiamano Köhler, Müller e sono nati in Germania. La discussione diventa anche estremamente fittizia, secondo me. È un altro modo per depistare l'attenzione dell'opinione pubblica a banda larga su questioni sicuramente più interessanti e più contingentabili, e andrebbero assolutamente contingentate alcune questioni e sulle quali andrebbe portato l'interesse e la riflessione di tutta l'opinione pubblica italiana. Concludendo in modo ancora più inequivocabile, carcere duro per chi si è macchiato di reati come reati di mafia, assolutissimamente. Ti ringrazio Davide, ti ringrazio e voglio ricordare ancora una volta l'appuntamento al Teatro Alle Stimmate di Verona il 25 con alcuni tra gli ospiti che tu hai citato e altri che ancora non hai citato, ma i cui nomi verranno resi pubblici in questi giorni, 25 marzo alle ore 21, Verona, Teatro delle Stimmate, l'Italia è una cosa nostra, con il grande David Gramiccioli, è un incontro dibattito che sarà veramente un appuntamento di grande e vero approfondimento per ripercorrere, come dicevo, uno dei lati più oscuri della nostra storia, come abbiamo visto recente e meno recente, ma anche per potersi confrontare su tematiche di grande complessità su cui il lavoro di riflessione collettiva deve continuare ed è indispensabile che diventi sempre più diffuso e profondo. Grazie, David. Grazie davvero per questa bellissima intervista. Grazie a te come sempre, grazie a tutti.